Bentornati sul continuo. Questa volta continuiamo Matterfall. Eravamo arrivati al boss, abbiamo sconfitto il primo boss, adesso andiamo al secondo livello, che sono le fattorie verticali, ovvero non è un eroe di reazione, effettivamente si tratta di culture idroponiche. Per chi conosce di un minimo di fantascienza sa cosa sono. Sono in pratica i giardini dove non c'è terra, c'è solo acqua, e vengono coltivati vari vegetali anche a scopo alimentare, per mangiarseli, insomma, e anche per creare ossigeno sostanzialmente quando si sta nello spazio in colonie extraterrestri, insomma. E poi è una cosa anche reale, cioè hanno fatto degli esperimenti su stazioni spaziali, su nella realtà. Però vabbè, comunque, allora andiamo al gioco. Siamo alle fattorie verticali, sentite le musiche che sono veramente stupende. Adesso cercherò di parlare il meno possibile, così vi gustate un po' le musiche. Mentre è passato il Galaxy Express anche stavolta. No, sono cascato per 200. Multiplier up. Multiplier up. I lotti questi sono. Multiplier overcharge ready. Overcharge l'abbiamo caricato. Oh, attenzione, sono altri nemici. No, gli slotti. I missilotti hanno il fatto che si infrangono, quindi se uno vuole guadagnare più moltiplicatori deve cercare di colpirli prima che si vadano a infrangere, altrimenti perdi un'occasione di guadagnare un moltiplicatore maggiore, insomma. Qua c'è un vetro da spaccare, ma prima l'abbiamo spaccato in avvertimento. Vabbè, tanto li sono fatti per terra i gredi. No, ho sbagliato. Stagio, andiamo a prenderlo. Allora adesso dirò l'addio a missile ricerca, che è questo qui. Tra poco metterò il bonus salute, che è ben più utile, secondo me. Multiplier up. Multiplier up. Ok, adesso mettiamo il bonus salute, che secondo me è più utile, anche se il missile a ricerca è molto bello quando si sta nelle sezioni a gravità zero, perché ricorda molto un gioco per Dreamcast della Treasure che era Bangaio. Cioè, veramente multiplier down. No, porca vacca, ho sbagliato. È veramente bellissimo un gioco, ragazzi. C'era un ragnotto qua sotto, un altro, vedi, un altro difettuccio di questo gioco, che è bellissimo, per carità, Matterfall è bellissimo, però qualche piccola sbavatura ce l'ha. Un altro piccolo errore, il fatto dell'intelligenza artificiale. Come abbiamo visto, il ragnotto è caduto dentro il pozzo e a quel punto non poteva più uscire fuori, tentava in tutti i modi di andarci addosso, ma non ce la faceva perché era bloccato, appunto. Multiplier up. E praticamente noi dobbiamo a quel punto ingegnarci per cercare di colpirlo senza cascare di sotto, cosa non facilissima. Multiplier, porca vacca, mi ha colpito un missilotto. Lo colpito io a lui, ma ha colpito lui a me.
Stiamo andando maluccio, ragazzi, questo è il record. Non lo faccio questo giro, sto andando maluccio. Vabbè, fa niente, dai. Multiplier up. Overcharge ready. Ci abbiamo beccato, vediamo qua sotto c'è un ragno. Multiplier up. Multiplier up. Abbiamo distrutto anche il secondo mini boss, il ragnone. Allora qui c'è un ascensorino che gli serve un po' di energia, gliela diamo, così ci porta su. Multiplier up. Abbiamo usato il moltiplicatore. Abbiamo messo qua. Multiplier up. Allora, adesso uso l'overcharge perché c'è questo palo. Tanto no, la ricarichiamo un po'. Multiplier up. No, missilotti. Quando cerca di colpirli tutti non è facile. Multiplier up. Colpirli tutti prima che scompaiano. Overcharge ready. C'è un sole artificiale lì, vediamo. È il sole che alimenta le culture idroponiche proprio. Nulla è lasciato a caso in questo gioco. Eccoci proprio nel giardino dove ci sono tutte le piantine. Eccole qua. Molto coerente come ambientazione il gioco, molto ben studiato. Almeno quello voglio dire. Perché il gioco è bellissimo, perché però c'ha delle sbavature proprio a livello di gameplay, come dicevo, tra piccoli bug, piccole imperfezioni. Ah, mannaggia, è scoppiato un missilotto, due missilotti, porca vacca. Multiplier up. Allora, nelle scorse puntate, in pratica, ho ricevuto alcune piccole lamentele, a ragione, hanno ragionissima, sul fatto che... Multiplier up. Che in pratica il sonoro... Il microfono mio si sentiva troppo basso rispetto alla musica, quindi l'ho alzato un po', ma non vorrei che si sente troppo alto il microfono, dà vita a degli artifici, diciamo, audio tipo crepitii, scoppi, schioppi, perché comunque sto usando un microfono USB per PlayStation 4, non è lo stesso microfono che uso quando faccio i gameplay retro normali. Retroplay, vari retroplay, French Gaming, eccetera, One Crate Arcade, eccetera. Quindi prego, questo è un altro microfono, che è un microfono USB. È diverso, suona diverso, suona più... Come posso dire? Più... Non mi viene la parola, comunque... I bassi sono più potenti. La qualità del suono purtroppo credo sia inferiore, però questo passa il convento, questo ci abbiamo. C'ho pochi mezzi, ragazzi, accontentate. Ah, qui c'era. C'era il secondo stagio di questo livello, l'abbiamo salvato, ciao amico. Multiplier down. No, si è abbassato il moltiplicatore perché quando va sopra una certa soglia, in questo caso sopra il 15%, poi se non si uccidono nemici per un certo periodo, ah ecco un altro mini boss nuovo, questo è quello con lo scudo infame, questo lo ucciso a terra. Comunque se non si uccidono nemici per un certo periodo, poi il moltiplicatore automaticamente decade. Ecco, l'abbiamo ucciso con facilità perché stiamo usando ovviamente... Multiplier up. Stiamo usando... Ecco, siamo a 30 per, vedete, da 15 siamo passati a 30. Ma se non uccidiamo i nemici per un certo periodo ricala a 15, purtroppo. Oh, ecco un altro... Multiplier no, down. No, porca vacca. Ho perso il moltiplicatore. Allora, dicevo...
perché questi mini boss qui vanno affrontati da dietro. Questi mini boss sono particolari anche perché più avanti, in uno degli ultimi livelli, saranno protagonisti di una cosa molto strana che io ero indeciso se fosse un bug o se fosse una feature del gioco, cioè una cosa particolare del gioco. Adesso aspetta un attimo, rimettiamo il fucile a ricerca perché qui è molto difficile questa fase, ragazzi. Cerchiamo di non morire, perché qui c'è anche un trofeo legato a questa fase, che se tu riesci a superare questa fase senza uccidendo tutti i nemici e senza farti colpire, succede che sblocchi un trofeo, e io non ci sono riuscito finora. Infatti non ci sono riuscito, vabbè, lasciamo perdere. Allora sai che faccio, mo mi rimetto la salute e vediamo che sono rimasto con uno. Adesso dovrei andare a due, no, invece manco per niente, ma le vada tutta. Però non fa niente perché qui c'è il checkpoint e noi ci ribecchiamo tutta energia magicamente. Proprio qui ci sono gli uffetti, abbiamo caricato l'overcharge. Allora, questi uffetti sono particolari perché sganciano le bombe, sono abbastanza infami, e noi vediamo di non farci beccare dagli uffetti. Multiplier up, multiplier down. Le bombe mi hanno beccato, le maledette bombe questi uffetti, purtroppo. Pensavo che avessero un raggio meno ampio, invece c'hanno un raggio piuttosto ampio, mi hanno fregato. Allora, vedete tutte le varie piantine delle culture idroponiche che ci sono. Ah, c'è anche da dire una cosa, io questo gioco ho abbassato la gamma di due tacche, ho abbassato la multiplier up, la, diciamo, la, il contrasto, la luminosità, il contrasto l'ho abbassato di due tacche, perché altrimenti il gioco risulta un po' slavato, e questo è un peccato perché il gioco ha veramente una grafica molto piacevole, però giocato in maniera normale dà l'impressione di essere un po' sciatto, come dire, e ho ovviato abbassando di due tacche il contrasto. Siamo già 10.000, però io in questo livello penso che c'ho un record molto più alto, tipo 18.000, non mi ricordo, c'è un record veramente alto a questo livello. Multiplier up. Vediamo se riusciamo a combinare qui. Qui c'è... Allora qua, come vedete, è facile cascare perché queste cose sono molto sottili. Multiplier down. Comunque ribadisco che è un gioco estremamente giocabile, estremamente divertente, molto 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 giocabile e anche rigiocabile. Multiplier up. C'è sempre lo stimolo a rifare i livelli per fare dei punteggi più alti. Però, come ho detto nell'altro gameplay, purtroppo ci sono alcuni errorucci e sbavature di gameplay, di game design, di level design, che un po' ti fanno sentire. Rimane un ottimo gioco, però diciamo che dispiace che non è all'altezza di capolavori come Resogun e Next Machine, sempre degli Housemark, cioè che sono oggettivamente migliori. Il nostro amico se ne va, andiamo su. Ma su è inutile che ci vado perché mi ricordo che non c'è niente. Multiplier no, down. Porca vacca. Sono anche le palme qui, Ma qua sotto che c'era? Niente, solo materia rossa che, se ricordiamo, fa male alla salute. Se la tocchi. Allora, guardate anche i particolari. Non ve l'ho fatto notare prima, ve lo faccio notare adesso. Sullo sfondo ci sono i robottini giardinieri che volano e vanno a curare le varie piante. Guardate che sfigata, che è veramente fantastico questo, cioè, vi arrivo i dettagli. Poi non vi ho fatto notare all'inizio di questo gameplay, se non l'avete visto magari tornate indietro con la barra di YouTube e andate a vederlo, all'inizio proprio di questo gameplay, di questo livello, abbiamo visto che c'era un treno volante sullo sfondo che ricorda il Galaxy Express. Anzi, non ho anche detto Galaxy Express, però no, non ho fatto, non ho proprio puntato il dito, cioè non ho proprio specificato a cosa mi riferivo. Attenzione, attenzione,
Allora, essendo passati 15 minuti, purtroppo proprio nel momento clou, quando facevo esplodere centinaia di nemici in un solo colpo, sono scattati 15 minuti e quindi il video si è stoppato, purtroppo, mannaggia la PlayStation 4. E quindi ho dovuto riprendere la registrazione, poi unirò ovviamente i due video adesso. Però voi dite, perché non fai la registrazione continua, quella che va? Perché se fai la registrazione continua, passati 15 minuti, il programma, la PlayStation 4 comincia a sovrascrivere i primi minuti di registrazione senza dirti niente. E quindi perdi un pezzo del filmato. Io non voglio questa cosa, perché ovviamente poi il filmato viene molto deciso. E poi a voi che vi racconto? Andiamo con l'overcharge, qua facciamo un po' di piazza pulita, che mi sono stufato. Ancora i missilotti, altri missilotti, e che cazzo, che un missilotto qua, eh? Andiamo a prendere un po' di cristalli azzurri, però l'abbiamo già ricaricato l'overcharge. No, c'è stato poi il multiplier, c'è stato proprio mentre stavamo prendendo i tre cristalli che ci avrebbero dato 30.000 punti in uno, invece 60.000 punti in uno, invece hanno dato solo 30.000, perché il moltiplicatore è scaduto da 30 a 15 proprio in quel momento. Che sfiga. Allora, ho fatto 20 milioni, ragazzi. 21 milioni 6, ho fatto, incredibile. Anche se ho giocato male, sono riuscito a fare record del suo livello, è ottimo, ragazzi. Allora, per questo gameplay abbiamo finito qui. Nel prossimo gameplay vedremo il livello 2.2, il secondo livello delle culture idroponiche. Vediamo un po' qual era il mio precedente. Allora, adesso 21.650, che 21.625. Vediamo il mio precedente record su questo livello. Era non me lo fa vedere. Comunque, c'è da dire anche che questo gioco ha un po' qualche incertezza per quanto riguarda anche la classifica online, il salvataggio dei punteggi online. Poi ne parleremo nel prossimo gameplay. Ciao ragazzi, alla prossima!